puntata. Siamo round 0. Siamo verso le fasi finali. Qui abbiamo un infuriato Dynamirer contro un Lucas che sta andando avanti molto bene. Che cerca di recuperare il fratello nella Winner Final. Il fratello verso la Winner Final. Chissà se ci riuscirà. Quel commento intanto Andrept e Magistrix, un'altra volta. E è un grande piacere commentare questo probabilmente bellissimo match. Comincia subito e no. Dynamirer non riesce a recuperare. Ottimo stage spike da parte di Lucas, che mantiene un 27% e quindi parte con quasi uno stock di vantaggio. Fa capire chi comanda. I Carlino stanno abbastanza dominando questo torneo e Luca sta testimoniando. No, perché la commenti dal fondo. Precisiamo una cosa: Luca è una sorpresa attualmente, almeno fino a due tornei fa. Tu, Carminuccio, era una certezza dall'inizio. Quindi ora si vede che si allena col fratello, probabilmente. Sì, infatti, un grande miglioramento di Lucas. Infatti, io l'ho dato tra i favoriti. Mi sto pensando di adottare Carminuccio, così mi alleno anch'io. Comunque vediamo però un molto svantaggiato, molto svantaggiato, anche se abbiamo visto negli scorsi match un Dynamirer molto agguerrito, infuriato quasi, si è preso grandi rivincite e lì gli dà testata. Key prende lo stock e 64% per Ness, non è una percentuale troppo alta, ma Lucas può gestire questa cosa e potrebbe vincere il match con abbastanza facilità se riesce ad essere concentrato. Combo breaker di Luigi. Ottima. Vediamo. Palletta non mette la presa. Shield grab. Fair. Va bene, 2 su 3, non ci lamentiamo. Infatti andano molto bene, sta recuperando molto velocemente. Bel back air. Guarda lì la percentuale che sale Ness, questi danni. Davvero un ottimo personaggio. E se non paragonabile a Zero Suit Samus e Shake in cima alla classifica delle tier list, io lo metterei subito dopo. Hai dimenticato davvero Rosalinda. Rosalinda per me non è un top tier, lo dico espressamente. Vediamo qui. Intanto fate di spacing, ma qui adesso ha pareggiato. Dal vantaggio si è partito al filo sul rasoio adesso. Infatti, a qualunque errore. Ha perso un po' di concentrazione, ma il vantaggio misero è ancora suo. Vediamo lì. C'ha un buon range effect con 107%. Luca, oddio, pensavo non avessi il salto, mi sono spaventato. Ma ha saputo gestire molto bene il suo personaggio. Luca è lì, però sta usando un po' troppo di queste pallette e Dynamirer se ne è accorto. Sì. E dunque ha recuperato e superato il suo avversario. Attenzione, 104%, attenzione, Metro non va anche con range effect di 100%. Non è ancora una percentuale abbastanza alta per Ness. Vediamo lì, tenta la fair e lì Lucas su... Sul sta morendo! Oddio! E sull'edge volevo dire. Becchino in difficoltà! Madonna mia! Questa kill ottima di Ness che si porta in vantaggio. È un gran comeback, devo dire la verità. Veramente assurdo. Ci ha fatto vedere grandi cose questo Dynamirer. E Lucas chissà. Cioè, aveva perso uno stock che Luigi aveva solo 30% di danni. Cioè. E si è fatto recuperare, forse un pochino, diciamo, rilassato da questo early stock. Luigi. Ha perso la concentrazione e ha perso tanta di quella percentuale, ha preso tanta di quella percentuale, non lo dare da far vincere a Ness, che è molto fastidioso sull'edge. Sull'edge il gioco di Dynamirer è molto forte, sa fare molti bei read e lo stesso Ness è un personaggio portato per edge guardare perfettamente. Infatti nella fase di recupero, di comeback, lo stesso Ness ha fastidito molto sull'edge e Lucas è stato molto pressato lì e probabilmente è stata quella la chiave della vittoria di Dynamirer. Vediamo un po', si gioca su Delfinia, stessi personaggi. Uno stage che piace molto ad entrambi, devo dire la verità. Quindi Dynamirer non si sentirà sicuramente fuori casa. Intanto aria d'estate, Delfinia. Mamma mia, Luigi, che caldo ragazzi, vorremmo buttarci tutti quanti insieme lì. Ma il match è cominciato e Luigi già iniziato con una combo. Comincia fortissimo, 61% sono passati, 13 secondi, 72.
Mamma mia, questo mamma Luigi mia, quella, da, quella presa in basso, mamma mia, che cos'è? Down throw, tutto. Tutto, veramente. Può gli fare, apre, eccolo lì di nuovo. Apre un mondo quella presa. E non sta abusando di nuovo del, della palletta del neutral B Luigi, che consentiva di ricaricarsi per annesso. Ha perfetto citato il PK Fire. Oh, okay. Grande. Andiamo lì, oh, salta e presa, pulisce, ottimo. Ah, non tenta la B, però c'è un 30% un vantaggio considerevole per il Luigi di Lucas. Vediamo lì, tenta, la schivata, ottima, il dodge lì, tentato il rip con le fair, potrebbe portarlo. Attenti al walk off, questo walk off è molto, tech. E lì il down smash, porta a casa lo stock, 53%, avremo il comeback di prima, speriamo di no per Lucas, ma di Namirer è agguerrito. E di sicuro non si farà trattare in questo modo dal cappello verde. Che ora è blu. Palette, le palette che non hanno senso. Questa è la palette dei super, di Mario Bros, il primo arcade. Ah, è vero, cacchio. Nintendo Fax. Andiamo avanti. Vediamo, 77%. Qui c'è aria di B-Stock, attenzione. La distrazione di Namir, che non può approfittare del, dell'edge guard in questo stage, poiché c'è molto walk off e il, la piattaforma, quella che si muove, invece non permette di edge guardare alla perfezione, poiché non è solida. Sì. E dunque di Namir, che ha improntato il suo gioco su questo, è morto in difficoltà e quindi B-Stock. Primo match, abbiamo un comeback, secondo un B-Stock. Però match davvero davvero bellissimi. Però adesso il counter pick va a Dynamiter, quindi... ma Dynamiter predilige molto Delfinia e piace molto anche a Lucas. Dunque dovrà cercare un altro stage per poter counter pickare il suo avversario. Arriva il ban. E vediamo, vediamo se Luca probabilmente cambierà personaggio, perché in questo torneo ha usato molto Falco, che... molto soddisfacente come personaggio, è molto molto bravo, devo dire la verità, ci ho giocato. Non è un personaggio lotale. Assolutamente, soprattutto dopo la patch Falco è diventato davvero un bel personaggio. Si gioca su Final Destination. Final Destination! Beh, forse molto meglio per Ness, questo stage. Che per Luca, lì Ness rimane concentratissimi entrambi. Vediamo come andrà a finire. Il match non inizia con l'aggressività, comincia con la solita aggressività da parte di Luigi, ma questa volta viene canterata invece dalla presa di Ness, che connette con stavolta ottima di AE in uscita dalla throw da parte di Luigi. Ha provato a leggerlo con la throw, davvero ha tentato una grande giocata, ma Luigi ha doggiato alla perfezione. Vediamo lì il fair di nuovo, conclude con un altro fair, no, non va. Vediamo lì, vedi, ottimo edgeguard, riesce a leggere ogni risalita. Ora col roll è riuscito con un salto più neutral air a prendere Luigi. Sì. Vediamo lì, inizia a rollare un po' Luigi. Però è una situazione di parità. Certo, parità quasi totale. Entra la lì, entrato, ricarica, perché è solito, tenta il misfire lì Luigi. Poteva essere punito poiché è molto floaty e non si appende subito. Lo sweet spot subito sul bordo. Ness potrebbe approfittarne, ma lì non riesce. Non è in una posizione tale. No, infatti. Eccola, chiudiamo la presa. Attenzione! L'ultimo frame non va! Ma lì comunque il vantaggio di 120, basta presa più neutral air per poter dare la kill. Secondo me è stato Dynamiter che ha fatto la di air verso il basso per uscire dal tornado. Sì, infatti. Molto probabile. È stato molto bravo. Da smash non roll basta. Da smash non basta, per poco. Non kill a questo punto. Rimane lì ad aspettarlo e Dynamiter ha letto il dodge. Vola nelle stelle. E qui 94% il vantaggio per Lucas. Un torneo quasi tutto carlino. Vediamo lì. Ottime combo con le prese. Davvero mi sta facendo vedere grandi cose. Ottima presa ancora. E momentum di Luigi. E lì il becco non va. Un beccair che spegne il Ticket Thunder di Ness e forse anche le sue speranze, poiché il momentum continua da parte di Lucas. Vediamo lì, cerca di assorbire, ma la pista è presa precisamente. E lì il backthrow non uccide ancora. Ancora ottimo di AI, 132 per rientrare in campo. Nulla di fatto, Ness con gli aerial cerca di pressarlo. Lì ha tentato, poteva essere punito di nuovo con una presa. Lì si spamma di tutto. È una battaglia di fuochi qui, con il pick and fire più la palla di Luigi.
la palla di Luigi. Madonna. Poverino, neanche tu, Comunque, siamo, niente dal Reed. Comunque Ness non può sbagliare. Reggio da parte di Luigi potrebbe fare qualcosina con la presa in una situazione del bordo. Non diciamo niente perché siamo molto vicino. Precisamente. Precisamente. Stile Mario, stile Ness soprattutto. Sarebbe davvero una beffa per Ness morire in questo modo, ma. Ok, recupera lo come un fuoco d'artificio, però... Lucas vola via. Però. E lì tutti ancora tutto 110% il comeback è possibile, ma difficile, ma molto difficile. L'indietro nera, attenzione, ottimo vectoring da parte di Ness e lì viene fermato con la palletta, col pick and fire in kank le due tenta il read, approva del read e lì tenta l'edge guard, ma lì non è molto più bravo. Ottima DA, il down smash non basta a Dinamir, a Lucas 160. Per battere Dinamir lì ancora 171, un back troppo uccidere a questo punto, ma ancora niente. Lì Ness sta lì, c'è un'ansia in sala che è palpabile, nessuno ne parla. Electro non va, 186%, oddio, cerca di assorbire qualcosa, ma 0% per Lucas. 186% del Dinamina, la vita è difficilissima, non riesce a trovare la kill. Questo Lucas 191 percentuali assurde, mai raggiunto il Partenopian Tournament. 195, non trova la kill, tenta il read da sotto, nulla di fatto, vediamo lì. Tenta la presa di nuovo, per un back throw, lì, left throw, non va, non è quanto, abbastanza potente, 204%, non deve cippare, no, smash, porta a casa il match, Lucas Carlino, che batte un Dinaminer in grande forma, ma Lucas e Carlino sono ancora più in forma di tutti gli altri avversari del Partenopian Tournament, e ora la sfida è lanciata a Ryusei. Vita che indicano botte da